Ed eccoci qua ragazzi miei, finalmente annunciati i nuovi giochi Pokémon. Let's go Pikachu e Let's go Eevee, sarà questo il loro nome. Ma sono tantissime le domande che albergano nel mio cervello, che chiaramente vi farò durante questo video, in cui analizzeremo il nuovissimo trailer. Ma attenzione, perché prima di cominciare vi porgo una domanda. Let's go Pikachu o Let's go Eevee? Quale delle due versioni preferite o comprerete? E comunque, prima di iniziare, ringrazio tutti coloro che hanno appena cliccato il pollicione all'insù. Io direi che possiamo mettere le cuffie e iniziare. Ecco, a partire dai primi secondi ci viene mostrato Pokémon Go. Questo per farvi capire che Pokémon Go sarà collegato con Pokémon Let's Go Eevee oppure Pikachu. In che modo però? Lo vedremo più tardi, ma probabilmente i Pokémon di Pokémon Go potremo passarli su Nintendo Switch. Adesso non so se quelli di Nintendo Switch potremo passarli su Pokémon Go. Questo ragazzi è tutto da vedere e questa è appunto una delle tantissime domande che ho. Non so come questo ragazzo faccia, ma sta giocando a Pokémon Go senza GPS e senza internet. Vabbè che è un video, ma è una particolarità che io ho notato. Lasciamo stare, andiamo avanti. In tasca, bene, perché quando si va in bici non si usa Pokémon Go, anche se io l'ho fatto e non va fatto. Ok. Pikachu che si lamenta perché la porta è chiusa. Non può passare attraverso la porta, ma può entrare nel televisore. Ecco, questo ragazzi è un chiaro messaggio che Pikachu dalla realtà, quindi Pokémon Go, passa a Pokémon Let's Go. Immagini tratte dal gioco in fase di sviluppo. Beh, a me ragazzi graficamente sembra tanta roba, eh. Quindi, oh, ben venga. Se il risultato finale è ancora meglio... Ecco Eevee ragazzi, troppo bello. Bellissime le città. Gioca con Joy-Con. Ecco, attenzione perché qui è nascosta una notizia che a non tutti, compreso me, è piaciuta. I Pokémon selvatici saranno visibili nell'erba e non più un mistero. Cioè, io mi ricordo ragazzi le ore passate nell'erba alta a cercare magari un Pokémon raro di quella zona. Adesso purtroppo saranno visibili. Non apprezzo molto questa cosa, però va bene, ci può stare. Get ready. Scusate una cosa, ma sbaglio o non c'è stato un combattimento prima di questa cattura? Non sto sbagliando, vero? Ecco, e questa è un'altra cosa che mi fa essere un po' dubbioso. Quindi, noi potremmo catturare i Pokémon lanciando la sfera come in Pokémon Go senza doverli combattere? Ok. Dov'è il divertimento nel catturarli? Va bene. Qui abbiamo una serie di catture. Tra l'altro il sistema di catture è identico a quello di Pokémon Go. Perfetto. La modalità co-op. Ecco, io alla vista di questa cosa sono esploso di gioia perché, raga, io ho sempre desiderato giocare in co-op un gioco Pokémon. E qui subentra una nuova domanda. Ma questo giocatore dove prende i salvataggi? Sarà un profilo di Pokémon Go importato sulla Switch? Sarà un nuovo profilo? Se lui gioca con dei Pokémon, vengono salvati i suoi progressi oppure no? Cioè ogni volta cambia Pokémon, insomma viene resettato tutto oppure no? Ecco, questa è una notizia ragazzi di cui ho estremamente bisogno. Però vabbè dai, andiamo avanti e cerchiamo di capire. Ecco, qui risubentra la questione di prima. I Pokémon selvatici non sono nell'erba, non sono misteriosi, ma sono visibili. Peccato, peccato, peccato. Ok, volevo analizzare meglio questa schermata. Quindi anche il player 2 può utilizzare gli strumenti. Ok.
ed entrambi lanciamo questa sfera. Adesso, lanciare questa sfera insieme aumenta le probabilità di cattura oppure no? Cioè, perché dovrei catturare in coop con un amico? Raga, sono tantissime le domande che ho. Ecco, questa per esempio è una bella cosa, almeno i combattimenti ci saranno e si potranno giocare in coop. Ecco, questo è un accessorio, ragazzi, che personalmente ritengo pazzesco. Cioè, è bellissimo e io lo comprerò, è chiaro. Costerà 850.000 euro. Un'altra volta i Pokémon selvatici visibili, ma c'è un luridissimo Raticate in mezzo di strada. Acciaccatelo, arrotatelo, per favore, grazie. Great. Bellissimo. Cioè, raga, è bellissima sta cosa. E sembra che questa Pokéball possa essere utilizzata come Joy-Con. Quindi, se non vado errato, il pallino bianco centrale in realtà è un analogico. Mi sembra di aver visto. Sì, è un analogico. Si vede, c'è un rilievo. Connettiti, eccoci qua. Prendiamo i Pokémon da Pokémon Go e li trasferiamo su Let's Go. Hai trasferito Dratini nel Go Park. Quindi Go Park sarà probabilmente una modalità a parte. Quindi non credo che i Pokémon di Pokémon Go potremo utilizzarli per lottare oppure per affrontare le palestre. Non ne sono sicuro, ragazzi, quindi sono tutte domande e ipotesi. Ecco, questo è il Go Park. Perfetto, quindi possiamo mandare dei regali. Guardate che spettacolo. Wow. La personalizzazione del Pokémon è bellissima. Iperraggio, idropompa. Ed esplosione. Cioè, guardate questa animazione, ragazzi. Se gli attacchi saranno animati in questo modo, io, ragazzi, esplodo. Cioè, esplodo come Golem. Ma io esplodo di gioia. Fantastico, fantastico. E qui mi viene la pelle d'oca. Ragazzi, ma avete visto l'animazione di Mewtwo? Pazzesco. Pikachu che esce dallo schermo e viene nella nostra vita. Wow. Ho la pelle d'oca, ragazzi. Non sto scherzando. Non sto scherzando affatto. Hai ricevuto un regalo. Incontrerai un Pokémon speciale. Ecco, questa cosa io non l'ho capita. Potrebbe significare che possiamo mandare i Pokémon da Nintendo Switch a Pokémon Go. Oppure, questo dispositivo appartiene ad un utente, la Switch a un altro e possiamo scambiarci Pokémon. Potrebbe essere, perché la modalità scambi al momento non c'è su Pokémon Go. Interessante. Disponibile dal 16 novembre 2018. Ragazzi, cosa posso dirvi? Io ho veramente tante domande, tanti dubbi e vi posso dire che l'unica cosa di cui sono veramente, ma veramente contento è la modalità coop. Cioè, io esco fuori di testa e non vedo l'ora di giocare questo gioco con un amico, magari un amante di Pokémon. Potrebbe essere un messaggio subliminale questo? Forse sì, forse no. Ma comunque, ragazzi miei, per oggi è veramente tutto. Vi prego, andate sotto nei commenti e fatemi sapere cosa ne pensate. Dopodiché, magari successivamente, nei prossimi trailer, vi dirò la mia. O magari anche su Instagram. Noi ci vediamo sempre e solo qui, su Tuberanza. Ciao! I want